Bene, ora che abbiamo letto tutti gli ingredienti, cominciamo a preparare la marinatura. Va tutto frullato. Un unico accorgimento: il peperoncino guarnito va messo 10 minuti in acqua bollente prima. Dopo guardate tutti insieme e fate le tagliatelle. Poi si mixa tutto insieme. Adesso iniziamo. Bene, ora che la marinatura è pronta, non ci resta che versarla nella carne con un po' di cannella. Allora, una volta massaggiata per bene, questa qua si copre e va in frigo per almeno 24 ore, per cui noi ci vediamo domani. Adesso è arrivato il momento di preparare la carne. Dobbiamo versare un po' d'olio senza la marinatura. Dopo che la carne ha rosolato, versiamo tutta la marinatura che abbiamo lasciato da parte prima. Con una tazza d'acqua. Mescoliamo. Copriamo. Abbassiamo al minimo e ce ne dimentichiamo fino a quando raggiunge la cottura. Adesso che tutti gli ingredienti sono pronti, vi faccio vedere come comporre il vostro tacos. Andiamo!